Al centro Pecci di Prato trovate una delle più dettagliate rassegne mai dedicate a Loris Cecchini, tra gli artisti contemporanei che maggiormente si sono affermati negli ultimi 10 anni. È un percorso sospeso e in bilico tra immaginazione e realtà, ideato appositamente per questo spazio con l'attiva partecipazione dell'autore. Non capita spesso di imbattersi in una mostra di arte contemporanea di così alto livello nei dintorni di Firenze. Si chiama Dots and Loops, letteralmente punti e cicli, e ripercorre la carriera di Cecchini caratterizzata sempre da una forte ricerca e sperimentazione. Ha modellato la materia e piegato il computer alla sua continua voglia di mettere in discussione la realtà. Un percorso architettonico in cui niente è casuale. A partire da Around and Around, pareti ricoperte di un rendering che crea un paesaggio virtuale, pronto però a trasformare in elementi concreti e percorribili, creati con una pellicola lenticolare che distorce le percezioni. Esplorazione ambientale e passione per la morfologia biologica lo portano a proteggere la natura nei suoi elementi basilari, restituendogli quella genuina sensazione di meraviglia. In questo collage di paradossi, il digitale gioca con la luce e oggetti di ogni giorno premono sulla parete come una seconda pelle. Le creazioni di Loris Cecchini non sono mai improvvisate, ma frutto di un'attenta progettazione di materie ed effetti, il cui assemblaggio crea moduli di sicuro impatto visivo, ripercorre temi classici e ricolloca nello spazio soggetti fotografati a loro insaputa. Conclude questo viaggio immaginifico un labirinto formato da porte in gomma e ambienti claustrofobici, e il suo grido contro la pena capitale, una cella di isolamento per condannati a morte presentata alla Biennale di Venezia del 2001, le cui pareti emanano un inquietante respiro. Dal Centro per l'Arte Contemporanea a Luigi Pecci, Chiara Valentini, C10. Yeah.